Ciao ragazzi, bentornati su canale Gabri Pesca. Oggi sessione invernale, mi trovo in una cava privata, infatti siamo solo io e Andrea ed è bellissimo perché avere tutto il lago per noi è qualcosa che non capita tutti i giorni. In più abbiamo pure una tettoia che ci riparerà durante la notte visto che sta piovendo, addirittura davano neve ma per fortuna c'è un paio di gradi sopra lo zero e quindi si è girata in pioggia. Entrambi stiamo pescando con tre canne. In una canna ho messo una pop-up, nell'altra una fondante insieme a un chicco finto di mais e nell'altra una bilanciata. Mentre Andrea pesca tutto pop-up. Per ora, mentre stavamo piazzando la mia terza canna, cioè l'ultima delle sei, è partita quella di mezzo. Ho ferrato ma purtroppo si è slamato, non so cosa possa essere, ed è partita sulla pop-up piccolina, quella lì, tutti i frutti. Ora io e Andrea finiamo di sistemarci e speriamo di fare qualche bella foto più tardi con una bella carpa tra le mani. Specchiotta! Partenza timida. Una specchiotta direi sui... cosa sarà Andri? 4 kg, 3-4 kg. Bei colori però. Ora la guadagniamo e ve la mostriamo. Una bella doccia invernale è quello che ci vuole. Guardate che bella carpetta, la prima di Andri, caduta su un innesco pop-up giallo. Non vuole saperne di stare ferma, infatti gli facciamo due foto poi la liberiamo. Bel pesce. Ed eccola ragazzi, questo è già un bel pesce, una bella reginotta, bella agitata, direi a occhio croce penso che superi i 10 kg. La faccio vedere per l'ultima volta e poi la libero prima che mi cada nella culla. Gliela faccio alzare ad Andrea così io filmo. 15 kg quasi, già un bel pesce. Pronti per liberare questa bellissima regina. Era ancora piena di energie come avete visto, bellissimo pesce. Poi è finito giù al mio di lato.
Rieccoci, secondo pesce, più piccolo dell'altro, però nonostante questo è ugualmente la bellissima regina. La bocca è perfetta, sanguina un pelino, ma adesso dopo il video la disinfettiamo, ma niente di che, giusto la puntura dell'amo. Bellissimo pesce, ora ve lo mostro. Okay. Eccola qui. Vediamo se riusciamo a far rialzare la pinna, ecco che la alza, bellissimo, veramente bella, in forma. Ottimo, ora la rilasciamo subito. Ed anche lei se n'è andata. E vai, speriamo che si continui così. Ecco Andre alla presa con un pesce. Stavolta ha fatto una bella partenza. C'è. Bella regina anche per Andrea, veramente bella. Solita canna, sempre lì a sinistra, nell'acqua bassa. Bella bella, bravo Andre. Ed eccoci, terzo pesce per me, un'altra bella regina. Stavolta una via di mezzo tra la prima e la seconda. Una buona taglia, direi intorno ai 10 kg circa. Eccola qui, pesci bellissimi in questa cava privata, veramente dei bei pesci, una buona taglia. Ci stiamo divertendo nonostante l'inverno, probabilmente la temperatura un po' più alta rispetto agli scorsi giorni ha attivato il pesce. Ora la rimetto giù così evito che si ferisca e la vado a rilasciare, visto che il punto sembra essere caldo. Ne approfitto e ricalo subito la canna. Non ho fatto in tempo a filmarla che è partita a razzo, mi ha lavato. Peccato, dai, speriamo nelle prossime. Ormai è metà pomeriggio, finalmente la pioggia ha mollato un pelo e quindi ci ha permesso di stare un po' più all'aperto e allo stesso tempo di asciugarci un pelo. Siamo a 5 catture, 2 per Andrea, 3 per me. E devo dire che ci siamo trovati un lago particolarmente attivo, probabilmente le temperature più alte di oggi rispetto agli altri giorni ha fatto sì che i pesci si attivassero notevolmente, infatti non ci aspettavamo tutta questa attività, però non ci lamentiamo, siamo venuti per quello e ci stiamo divertendo un sacco, non ci stiamo facendo mancare niente, addirittura la TV avevamo oggi nella tenda. Detto questo, ora sembra essersi calmato un pelo. Ci godiamo un buon caffè al calduccio nella tenda e poi ci rivedremo più tardi se avremo altre partenze, ma credo proprio di sì. Carpa prima di cena per Andrea. Guardate che bellissima regina. Come piacciono a me, corte ma bella tozza. Anche lei sarà dagli 8 ai 10 kg perché è bella panciuta, un bel pesce. Guardate che bocca, sta qua penso che sia stata lamata pochissime volte perché la bocca ricorda molto quella di fiume. Bel pesce, grande Andri. Partenza furiosissima e si libera da sola. È finalmente arrivata lei con una partenza veramente energica. Eravamo dentro, stavamo per fare cena, ho appena finito di fare lo spezzone di prima ed è partita, ora ve la mostro. Guardate che carina, un bellissimo esemplare. Ora prendo e rilascio anche lei, così andiamo a far cena. Andrea rilascia la mia carpa perché io sono in ciabattine con le calze di lana e si sarebbero inzuppate in 3 secondi, quindi prende e la rilascia lui stavolta.
Eccola che se ne va, bella energica. Ed eccola qui, una piccola carpettina, la rilascio immediatamente. Bella, bel pesce. Cosa sarà più o meno? È come le altre. 10-12. Vediamo se mette a fuoco bene. È bella, cazzo, questa. Bella, bella. Minchia. È pescato. Ed ecco che è arrivato anche un discreto gatto a trovarci. Ora libero anche lui e continuiamo a farci la cena perché oggi non vogliono farci mangiare. Ormai inizia a essere tardi e quindi abbiamo ricalato gli inneschi, abbiamo rinfrescato tutto e ci prepariamo per andare a dormire. Vedremo se verremo svegliati durante la notte o meno, altrimenti ci vedremo domani mattina. Piccola carpettina nel cuore della notte. Ci ha svegliato e ci sta facendo prendere un sacco di freddo, ma questo è anche il bello del car fishing. Veramente carina, la rilasciamo subito e torniamo in branda. Ecco Andrea alle prese con un pesce in piena notte. Questa volta partenza decisa, molto decisa. Com'è Andrea, impressione a caldo? Senti del peso oppure pesciotto? Freddo. confermo, fa molto freddo. Ed eccola qui, bella regina per Andri. Il vapore che esce dalla nostra bocca dimostra quanto freddo sta facendo. Mamma mia, comunque nonostante questo stanno continuando a partire, ottimo. Ottimo, ottimo. Altra partenza per Andri. Saranno spettacolo stanotte, stanno partendo tutte le canne. Segno che gli spot che ha scelto nel pomeriggio sono buoni. Ora vediamo come va a finire e ci vediamo tra poco per vedere il pesce. Bellissima specchiotta nella nebbia, veramente molto carina. Non grande stavolta, però bella. Con quel motivo linear sul dorso, veramente, veramente bella. Grande, Andri. Rieccoci. Mattina del secondo giorno, circa metà mattinata. Abbiamo ricalato tutte le canne e ad accoglierci c'è stato questo meteo un po' particolare con una nebbia che adesso si è diradata un pelo, ma prima era parecchio fitta. Infatti le canne più lontane non si è riusciti più a calarle col barchino, siamo andati a lancio, ma all'incirca siamo lì. Potremmo aver fatto quei 10-20 metri in meno, ma non dovrebbero esserci problemi. In caso contrario proveremo ad azzardare una calata col barchino. In 24 ore circa abbiamo preso 13 pesci in inverno, quindi un numero veramente alto. E ho deciso di azzardare per provare anche nuovi inneschi, nuove presentazioni. Ho usato lo spinner rig che avevamo fatto con Andrea. Usando una boilies arancione pop-up saprò tirare le somme alla fine e capire quale approccio è migliore in questi casi. Da stanotte in avanti non abbiamo più avuto nessuna partenza. Il lago sembra essere tornato alla normalità, o almeno alla normalità per il periodo. Vedremo se più tardi andrà un po' meglio. Staremo qui fino a circa un metà pomeriggio inoltrato e poi al calare del buio ce ne andremo. Speriamo di prendere qualche altro bel pesce.
conviene andare di là, sai? Ma che tanto che non volevo far andare là sotto l'altra. Perché sennò ti viene sotto questa. Ma io sono vicino che deve stare in direzione. È quasi mezzogiorno ed è partito il primo pesce della giornata. Una reginotta, non enorme, ma comunque un bel pesce. Ora ve lo mostro. Eccola qui. Che bella. Ok. Secondo pesce della giornata, anche lei è una regina, è praticamente una fotocopia di quella di prima. Ora ve la mostro e poi la libero. Eccola qui. Come vedete la taglia è la stessa. Non vuole collaborare, quindi la lascio andare prima che mi scivoli dalle mani. Anche se c'è la culla sotto, preferisco non rischiare di farle del male. Aspetta. Grande Andri, secondo giorno, prima partenza per lui. Abbiamo appena finito pranzo, partenza molto timida, infatti eravamo nel dubbio che la carpa fosse rimasta lamata, ma in realtà poi è stata proprio così. Infatti quando Andri ha afferrato ho sentito il peso. Ora vediamo di che si tratta. Ed ecco qui la carpa di Andrea, più piccina delle altre, un po' come le ultime due che ho preso io prima, però molto bella, molto carina, in forma, senza nessun difetto, senza nessun segno di battaglie precedenti, un bel pesce. Ed eccola lì. E anche questa volta siamo arrivati alla fine della sessione. A breve, subito dopo questo clip, ritirerò la mia attrezzatura alle mie spalle. Che dire, sicuramente questo non è un lago complicato, ma non ci aspettavamo di far tutte queste catture, perché è una situazione atipica rispetto a questo periodo dell'anno. Infatti lo dimostra anche oggi che abbiamo avuto solo 3 partenze in tutto il giorno, contro ieri che eravamo già circa 7-8 partenze a quest'ora. Beh, ci siamo divertiti un sacco, infatti era proprio come speravo che andasse, perché ho fatto un'assenza di circa 2 mesi dalle rive dei fiumi o dalle cave e non vedevo l'ora di avere qualche carpa tra le mani, e così è stato, anzi ne ho avute molto più di una. Io vi invito, se il video vi è piaciuto, di mettere un bel like, di attivare la campanellina e di iscrivervi al canale. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!